Polignano a mare, la perla dell'Adriatico, mare blu e verde smeraldino, il paese di Mister Volare, Domenico Modugno, che nel 1958, con la sua apertura alare a Sanremo, spingeva l'Italia verso il miracolo economico degli anni 60. Le esigenze del turismo globale si scontrano oggi con la necessità di preservare il territorio e le sue tipicità locali. A pochi chilometri dal centro, proseguendo verso nord, si nasconde una riserva naturale. Si chiama Costa Ripagnola, un'area protetta istituita dalla Regione Puglia ma non ancora resa concreta. I trulletti abbandonati su terreni agricoli sono il simbolo di questa costa. Erano i piccoli nuclei abitativi dove riposavano i contadini. Grotte del Paleolitico ornano una costa mista a sabbia e roccia dove spunta rigogliosa la macchia mediterranea, ormai rara altrove. E mentre in città spuntano B&B come funghi mettendo in fuga i residenti polignanesi, a Costa Ripagnola gli accessi al mare sono negati. È una riserva per pochi audaci avventurieri. Qui la società privata Serim vorrebbe trasformare i trulletti autoctoni in villini turistici per stranieri, ma i pastori della costa, abituè frequentatori di Ripagnola, si battono per impedire tutto questo e perché sia realizzato il parco regionale protetto sulla scia di quanto accaduto nelle Cinque Terre. Intanto la procura acquisisce il fascicolo relativo all'autorizzazione per verificare la regolarità del procedimento urbanistico che dal comune di Polignano ha dato il via libera ai villini turistici. Sono tra i promotori del comitato I Pastori della Costa, che già da oltre 3 anni lavora nel territorio per la tutela del patrimonio naturalistico e della difesa poi degli aspetti culturali che lo contraddistingue. Noi siamo per diversificare l'offerta turistica già presente abbondantemente a Polignano ma anche nel territorio, quindi pensiamo di imitare quello che avviene nel territorio nelle Cinque Terre, per esempio, dove c'è un comprensorio di comuni che con la tutela degli spazi, quindi dei terreni, crea dei percorsi naturalistici in ambienti rimasti intatti. Katia Bianco, architetto di Conversano e pastoressa della costa, ha riscontrato diverse anomalie sulla procedura urbanistica. Ci spiega come si snaturerebbe Costa Ripagnola e come sarebbe invece il parco naturale protetto. Il progetto prevede la realizzazione di 7 stanze d'albergo con bagno annesso e un info point e poi una zona ristorante con cucina e la possibilità, insomma, della ristorazione all'interno della lama, dell'area archeologica. Questa è stata la cosa ancora di più che ci ha fatto abbastanza, nelle nostre osservazioni, noi le abbiamo espresse, come è possibile realizzare tipo lo scavo della fossa IMOF di un impianto di una ristorazione all'interno dell'area archeologica. Un parco non vuol dire non fare nulla, vuol dire solo regolamentare tutta l'area, le attività appunto della zona. Snaturare e fare una camera d'albergo per un turista che richiede determinati comfort, lì significa manomettere totalmente quei trulli. Un turista invece che è attento alla peculiarità di quel trullo, ovvero della pietra, del muretto a secco costruito così, quindi vive un'esperienza all'interno anche, cioè, dove si adatta e non richiede tutti questi impianti. Quindi dipende da che cosa, da come si vuole vivere l'area. Intanto le mire urbanistiche hanno già devastato la costa nord di Polignano, da San Giovanni al porto turistico, passando per San Vito, il santo protettore dei polignanesi. Gli abusi al club Adriatico, le ville per pochi potenti a San Vito, sanate negli anni d'oro del cemento, il resort del porto turistico costruito su una lama dove defluiscono naturalmente i reflui, un ponte antico sepolto. Il gruppo Fusillo che ha costruito il porto turistico ha dichiarato fallimento dopo aver conquistato diversi milioni di euro dall'amministrazione regionale Vendola per realizzare servizi turistici.
Dalle terre salmastre di San Vito, in quei pochi lembi che si sono salvati, nasce e cresce la carota viola, potente antiossidante e prodotto delle tavole e ristoranti per turisti di tutto il mondo. Ci sono anche i pomodori, l'oro rosso che si nutre di acqua salmastra. Oggi le terre di San Vito sono presidio slow food. Ma anche qui qualcuno voleva colare cemento. Slow food è arrivato, diciamo, tramite un'azienda che stava qua, diciamo, che è venuta qua come non li chiamiamo i signori Benetton, che sono venuti qua, però non è Benetton proprio, questo era uno che lavorava con la Benetton, era un responsabile. E loro, lui è venuto qua, è andato in campagna qua a fianco di mio cugino, hanno fatto delle riprese a destra e a sinistra e hanno fatto questo marchio e l'hanno distribuito in Italia. E poi in Italia eventualmente l'hanno vista che è molto buona, sono ritornato qua in zona, sento che mi piace, ancora continuo, diciamo, a fare queste piccole piantagioni di pomodoro per fare la salsa, che adesso quest'anno c'è stato un incremento enorme, parecchia gente ritorna come una volta a farsi la salsa, cosa che qualche anno fa era molto diminuito. Qua è un terreno, diciamo, che stavano i nonni, poi i nonni, addirittura mia nonna è oltre 50 anni che è morta, per dirti, poi ha continuato il figlio, mio padre, con mia madre, fratelli e sorelle a lavorare in campagna, e poi magari qualcuno sono sposati, tutti poi sono andati via, e purtroppo poi la campagna, vedi, a distanza di tempo andrà a finire che verrà abbandonata, perché, diciamo, i figli nostri in campagna non ci vogliono venire, non hanno altri lavori, altri mestieri, perché la campagna dice che per loro rende poco, invece non è vero. Invece rende, perché se tu vieni in campagna, lavori e fai quello che devi fare, pianti le cose giuste, pianti la roba, la gente se la compra. Ce la faccio, tiro avanti e posso fare qualcosa, è bene, però altrimenti qua, se Dio vuole, se sto bene, continua, altrimenti fra qualche anno questi terreni qua verranno abbandonati. Cemento o carota viola? Cosa diamo da mangiare ai turisti di tutto il mondo? I pastori della costa sono convinti che un turismo alternativo sia possibile. La sfida è saper conciliare la domanda globale di turismo con l'offerta locale, proteggendo il genius loci. Dagli scavi archeologici di San Vito, dove si voleva realizzare un parcheggio sulle piantagioni di carote, torniamo a Conversano per incontrare l'assessore Maurizio Galiano. È uno dei 15.000 firmatari della petizione promossa dall'Associazione Pastori della Costa in difesa di Ripagnola. C'è tanta economia turistica sostenibile, ecoambientale, che può generare reddito più dei bed and breakfast, perché l'economia immobiliare basata sui B&B ha, come tutte le economie basate sull'edilizia, ha un tempo limitato. Il mio pensiero è: innamoratevi, questo è dedicato innanzitutto agli abitanti di questo territorio, reinnamoratevi del vostro territorio in maniera inconscia, così come ci hanno insegnato i nostri genitori e i nostri avi.